Ciao e benvenuta sul mio canale. Se sei nuova ti invito a iscriverti. Io sono Irene, mamma di due bimbe, consulente per allattamento e baby wearing. Se sei qua troverai tante esperienze da mamma, ma anche da professionista, quindi potrebbero esserci tanti video che ti sono utili. Allora, oggi affrontiamo un argomento di esperienza vissuta, quindi ti porto la mia esperienza personale al riguardo. Ti parlo un pochino da professionista e un pochino da mamma, o meglio, ti spiego come da mamma professionista ho affrontato la fine del mio allattamento. In realtà questo video è stato richiestissimo da amicizie in prima persona, quindi da mamme mie amiche nella vita reale e da tante follower su Instagram, e in realtà me l'avete scritto anche qua su YouTube, quindi era assolutamente un video che dovevo fare e oggi finalmente ce la stiamo facendo. Allora, non parlerò di tutto il mio percorso di allattamento perché potrebbe essere un video a parte, quello altrimenti dura tipo un'ora, però vi parlerò di come e perché, soprattutto perché eravate curiosissimi di sapere del perché ho smesso di allattare. Allora, partiamo dal perché, che è la parte penso più semplice. Io sono sempre stata e sono tuttora pro allattamento a termine. Per chi non sapesse cos'è l'allattamento a termine, è semplicemente terminare, significa terminare il percorso di allattamento in maniera molto naturale, nel momento in cui sia la mamma che il bambino sono pronti a interrompere l'allattamento. Io non ho potuto fare questa cosa, il mio non è stato un allattamento a termine, il termine è stato forzato, quindi ho dovuto smettere di allattare. Questo perché? Perché in realtà, come voi sapete, come la maggior parte di voi che mi segue sa, sono incinta del nostro terzo o terza, in base a cosa sarà, bambino. In realtà la gravidanza non è una condizione per cui è obbligatorio smettere di allattare, questo no, tanto è vero che nella gravidanza di Rebecca, durante la sua gravidanza, ho allattato tutto il tempo Lidia senza interruzioni e infatti adesso attualmente erano allattate entrambe ancora. Non ho scelto di terminare l'allattamento perché spaventata della possibile gestione futura di tre bambini allattati, perché in genere, cioè, quando ho detto che ero incinta, la mia famiglia in primis, membri della mia famiglia in primis, hanno detto: ma come farai ad allattarli tutti e tre? E in realtà io non mi sono mai posta molto problema, credo nella naturalità dell'allattamento e penso che se viene spiegato ai bambini che prima tocca uno e poi tocca l'altro, problemi non ce ne sono, anche perché avendo vissuto un allattamento in tandem tra Lidia e Rebecca dove non c'è mai stato nessun tipo di problema nella condivisione dell'allattamento, del seno, eccetera. Sinceramente sì, è vero, non ho tre seni, non li posso attaccare tutte e tre contemporaneamente, ma è anche vero che avranno tre età talmente diverse che le necessità saranno molto diverse, proprio la necessità della durata delle poppate, della quantità di poppate durante il giorno, senza considerare comunque Lidia e Rebecca vanno a scuola, quindi vanno alla materna Lidia e al nido Rebecca, quindi comunque hanno anche degli orari, insomma sarebbe stato molto molto gestibile secondo me, molto meno spaventoso di quello che può sembrare. Allora vi chiederete perché hai deciso di smettere di allattare. Ho deciso di smettere innanzitutto a malincuore, è stato io ero tipo divisa in due, c'era la parte emotiva mia molto molto dispiaciuta perché ho visto comunque le mie bambine che ne hanno comunque risentito di questa mia decisione. Per loro non era il momento giusto per smettere, secondo me non era il momento perfetto, però sull'ago della bilancia è stata la decisione corretta e tuttora mi sento di sostenere che per noi tre, io, Lidia e Rebecca, era ed è la decisione più giusta. Perché? Perché i miei capezzoli erano
e sono in realtà così sensibili, così dolenti, che quando le bambine si attaccavano singolarmente o insieme mi partiva una reazione, a parte il dolore, che vi giuro io ho avuto le raga di collidia a inizio allattamento, perché lo sapete, ve l'ho raccontato tante volte, e il dolore era quello, cioè io mi sentivo, vi giuro, un dolore lancinante quando si attaccavano, ma il dolore l'avrei sopportato, vi giuro, non è una cosa, cioè ha inciso il dolore, ma non è stato quello che ha fatto pendere la bilancia verso la fine dell'allattamento, cioè se fosse stata solo una questione di sopportare il dolore l'avrei fatto. Il problema qual era? Che mi partiva una reazione nervosa nei confronti delle mie figlie, che rendeva il momento dell'allattamento non più un qualcosa di piacevole, qualcosa che ci univa, qualcosa che le rassicurava, ma voglio trovare le parole giuste per spiegarvelo. Loro si attaccavano e io nella mia testa dovevo fermarmi, perché le avrei prese, le avrei schiantate al muro entrambe in quel momento. Mi arrabbiavo, cioè loro, io ero tranquilla, loro si attaccavano e io in quel momento, tra virgolette, passatemi il termine che non è così, però, cioè io le odiavo in quel momento, non riuscivo a star tranquilla, ero proprio arrabbiata perché sentivo di non volerle. Allora, da professionista, come ho affrontato questa situazione? Perché una mamma che certe cose non le sa si può anche un po' sentire pazza in quel momento, parliamoci chiaro, dici ho un esaurimento nervoso, ho un tracollo psicotico, non lo so cosa si può dire, però ci si sente veramente non a posto. Non è così, sono gli ormoni, quelli sono gli ormoni della gravidanza, misto al comunque la reazione del dolore, perché sono un essere umano e questo deve essere chiaro, per quanto sono pur sempre un essere umano. Quindi nel momento in cui questa combo delle due cose ha fatto in modo che per me non fosse più un momento piacevole nei confronti delle mie figlie e mi trovassi davanti a una situazione per cui io passavo a loro comunque un sentimento e un messaggio che non era positivo, ma era mamma non vi vuole in questo momento, allora lì ho cercato di tenere un pochino duro circa 2-3 settimane, dicendo ma no, sarà l'ipersensibilità iniziale, poi passerà. Quando ho visto che la cosa era un'escalation e non c'era un minimo, cioè non c'era il minimo sentore di riduzione della situazione, ma anzi andava sempre di più peggiorando, sempre di più aumentando questo senso di nervoso, chiamiamolo mio, nei loro confronti, avevo anche poca pazienza nella loro gestione, cosa naturalissima in corso di gravidanza e anche senza allattamento, anche se una mamma non allatta è normale che all'inizio di una seconda gravidanza sia più nervosa e che magari perda la pazienza un pochino più velocemente e più spesso nei confronti del primo bambino, ma io mi rendevo conto che quello non era più sano per me, non era più sano soprattutto per le mie bambine, cioè paradossalmente per quanto loro non fossero pronte in quel momento a staccarsi dal seno, tra le due cose, tra il non essere pronte a staccarsi dal seno e non sentirsi volute dalla mamma, ovviamente era peggio non sentirsi volute dalla mamma che non essere allattate. Anche perché uno dei pro assoluti dell'allattamento è proprio il bonding, lo stringere un buon rapporto con la mamma, il sentirsi, cioè quella sicurezza eccetera, io in quel momento fondamentalmente gliela stavo togliendo e non era una cosa che volevo assolutamente per me, per le mie figlie, per il nostro rapporto. Quindi come ho affrontato alla fine, dopo avervi spiegato il perché, come ho affrontato la fine dell'allattamento, cioè praticamente come ho fatto a smettere di allattare, ovviamente perché questa cosa fosse meno traumatica possibile, perché già
eravamo all'interno di, tra virgolette, un trauma, quindi bisogna farlo nei dovuti modi. Io adesso non vi sto a spiegare da professionista come si smette di allattare, ma vi spiego io cosa ho fatto come mamma. Io ho parlato, ho innanzitutto comunicato con le mie bambine che hanno un'età per cui sono in grado di capire, soprattutto Lidia, che appunto ha 3 anni e mezzo, un mese e mezzo fa non li aveva ancora, però nel senso, in realtà li farà a gennaio, però diciamo un po' più di 3 anni, e quindi ha una capacità di comprensione anche proprio linguistica, verbale, molto ampia. E quindi le ho spiegato che io non stavo bene perché ero incinta, perché sono incinta, e quando si è incinta a volte succede di avere dei problemi, e il problema che avevo io in quel momento è che avevo molto male al seno, e quindi quando loro si attaccavano io stavo male. Ovviamente il pericolo di dire al bambino che si ha dolore durante l'allattamento è che il bambino si senta in colpa, cioè che si accolli lui stesso la colpa di quello che sta succedendo alla mamma. Quindi io ho cercato in tutti i modi di spiegarle, anche in diverse giornate, tutte le volte che me lo chiedeva, proprio il fatto che la colpa non era sua, ma la colpa è tra virgolette mia se c'è qualcuno che ha la colpa, e sono io che non ce la faccio e loro non c'entrano nulla. Rebecca come l'ha presa? Rebecca in realtà apparentemente l'ha presa meglio di Lidia, perché non è andata a ricercare il seno più di tanto, solo in pochi momenti critici, e tuttora, dopo comunque un mese e mezzo abbondante, a volte ancora lo cerca, ma tirandomi la maglietta, così quando poi le spiego no amore non si può, in realtà si gira all'altra parte tranquilla. Abbiamo dovuto introdurre il ciuccio, che lei non aveva mai preso per quasi 2 anni, perché ha cominciato a ciucciarsi il dito, e ha cominciato a farlo in una maniera così tra virgolette ossessiva, che ovviamente il dito cominciava a piagarsi, e la paura è anche ovviamente una deformazione del palato, problemi ai denti, e quindi abbiamo provato a proporle il ciuccio, che fa meno danni rispetto al dito. Non sta andando benissimo, nel senso che ogni tanto lo prende, ogni tanto no, ma non si può fare grandi cose. Diciamo che questo poteva essere un senso di colpa molto grande che potevo portarmi dietro, proprio perché so quanto è importante la suzione per i bambini, e che comunque fino ai 2-3 anni è comunque una grande necessità che hanno, e se togli il seno da qualche altra parte dovranno ciucciare, cioè è matematico, che sia il dudù, che sia il ciuccio, che sia il dito, qualcosa devono scegliere, e Rebecca purtroppo ha scelto il dito. Possiamo impegnarci, ma non possiamo obbligarla, ovviamente. E quindi in realtà vi dicevo, Rebecca l'ha presa abbastanza bene in questo senso. Lidia all'inizio non l'ha presa bene per niente, lo capiva, ma comunque più volte al giorno mi chiedeva di poter ciucciare, diceva anche frasi cucciola come mamma io non ti faccio male, giuro faccio piano, cioè proprio tutte queste frasi così. Io sono sempre stata molto ferma, perché la motivazione che avevo e che ho è così grande, così importante, che mi faceva rimanere ferma sul punto che non si può ciucciare, non è possibile farlo. Quindi nel momento in cui si decide di smettere di allattare, quello è. Ovvio è che c'è stato un periodo, un percorso per arrivare al oggi non si ciuccia. Si riducevano le poppate, ma poi loro andando a scuola si attaccavano già poco, ma soprattutto la durata. Io ho cominciato a dire a Lidia, contiamo fino a 10, poi ti devi staccare perché ho male, e abbiamo contato sempre di meno, arrivando fino a 5, poi non ci si attaccava più, cercavo di distrarla, eccetera, a volte con dei buoni risultati, a volte meno, però devo dire che adesso dopo un mese e mezzo ogni tanto mi chiede,
e le spiego che adesso non le spiego, cerco di non dare più il peso al dolore che ho io, ma cerco di dare il peso al fatto che ormai non c'è più latte, perché oggettivamente tra la gravidanza, che comunque riduce il riflesso di emissione, e il fatto che poi le bambine piano piano non si sono più attaccate, e io latte al momento non ne ho. Quindi faccio più presa sul fatto che al momento latte non ce n'è. E quindi lei, bella furbetta, giustamente, non è stupida, fa: va bene, quando c'è il latte posso attaccarmi? Vedremo. Non posso dire né sì né no in questo momento, vedrò cosa mi sentirò di fare. Sicuramente c'è tempo fino a maggio e si valuterà bene la situazione. E quindi, nonostante tutto, sono contenta di come siamo riusciti a terminare l'allattamento in maniera più naturale possibile, per quanto non sia stata naturale, non sia stato un allattamento a termine. Io spero che la mia esperienza ti sia utile. Se hai altre domande, lasciamele pure nei commenti, e se hai voglia di condividere con me, ma anche con la nostra community, la tua esperienza, te ne sarei davvero grata. Mi farebbe molto piacere sapere tu che cosa hai fatto, il motivo per cui l'hai fatto e com'è andata, soprattutto, in modo che tutti possano avere l'esperienza di qualcuno che li può aiutare. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!